Ciao, eccomi con un nuovo video recensione del sito Pers & Co, uno dei miei siti di acquisti online preferiti per quanto riguarda il mio hobby del creare bijou. È un sito francese, la maggior parte di voi lo conoscerà, comunque lascerò qua sotto nell'info box l'indirizzo appunto di questo sito internet. Ho acquistato diverso materiale che mi è arrivato in questa pochettina. In questo sacchettino nero di organza, finta organza, insomma, comunque carino, piuttosto che nelle solite bustine di plastica. Dentro questa pochette ho ricevuto il materiale che ora vi mostrerò. Intanto vi dico che ho acquistato, ho pagato con PayPal e in 5 giorni ho scelto la prioritaria perché è oltre 50 euro, è gratis e mi è arrivata in 5 giorni. Quando non supero i 50 euro con loro di spesa, resto sempre con la prioritaria perché mi è sempre arrivata e non ho mai avuto problemi. Cominciamo con le Super Duo. Ho preso due sacchetti di queste perché mi sono resa conto che mi servivano e ne avevo poche. E sono le 088 colorazione Labrador, ovvero tutte color argento. Spostiamo un po' la luce. Tutte colorazione argento, così. Ma è un colore abbastanza classico sul quale non c'è da dire più di tanto. Poi ho preso, sempre per una creazione che mi è venuta in mente di fare, quei due bustine di questi, che sono Bicono Swarovski da 4 mm, colorazione codice 5328, cristalla B x 2, ed è ogni confezione è da 50 pezzi. Ed è appunto questo color crystal con riflessi, gli AB x 2 ha dei riflessi molto intensi e molto belli all'interno delle lavorazioni. E ho preso due bustine perché volevo proprio quel colore, tra i 200.000 colori che ho preso mi mancava quello. Poi ho preso 5 di questi Swarovski bellissimi da 27 mm round, dietro sono fatti così. A punta, leggermente a punta, e sono in colorazione Heliotrop. Ne ho presi 5 perché voglio provare a fare una collana molto vistosa e quindi da vedere 5 tutti insieme sono proprio belli in realtà. L'altro è qui. Li adoro letteralmente, è una colorazione fantastica che va dal blu notte al cobalto al lilla. Spettacolare questa lavorazione, l'ho sempre usata da quando ho cominciato a lavorare con le perline, è un colore che è sempre stato presente nei miei acquisti. Poi ho preso sempre per fare, diciamo che quest'ordine l'ho fatto in base appunto a proprio dei progetti che avevo in mente e non come al solito così. In genere faccio acquisti guardando le varie sezioni, quello che mi piace lo infilo dentro e poi penserò dopo a cosa fare. In questo caso invece no. Ho acquistato proprio tenendo conto dei progetti che voglio eseguire. Ho preso due di questi cabochon quadrati, che sono da 14 se non erro, o da 12, oddio, non me lo ricordo e non c'è scritto. Comunque la colorazione è Palace Green Opal, è un verde bellissimo opalescente, veramente fantastico, li adoro letteralmente. E io sempre quando vedo questi colori mi chiedo perché la Swarovski non fa anche Rivoli, eccetera. Continuo a fare dei colori ogni anno, che sì e no, insomma, ad esempio, per adesso sta uscendo la nuova collezione in questi giorni, però è già uscito un pezzo, diciamo così, di questa nuova collezione nello scorso mese e sono dei cristalli che sembrano rovinati, non so se l'avete visti. Come se avessero la patina rovinata sul retro, da vederli così mi sembrano orribili, non le prenderò neanche per vedere come sono, però so che adesso in questi giorni sta uscendo la collezione nuova con dei colori molto carini, sul rosa, sfumato, Paradise qualcosa mi sembra che si chiamerà, non lo so, non mi sono ancora informata bene, quelli sono un po' più carini, ma...
A me piacerebbe qualcosa del genere, cioè adesso questi sono sempre palace green, sono round da 6 mm e mi servono sempre insieme ai cabochon quadrati che avete visto prima. Ad esempio di questo colore fanno il bicono, fanno appunto i round, fanno diversi elementi, ma come rivoli non ne fanno e come pezzi più grossi non ne fanno, fanno soltanto questi, penso siano i più grandi reperibili sul mercato. Mi dispiace, non sapere se sono da 14 o da 12, anche se potrebbero essere anche da 12 forse, però anche non lo so. Non lo so, non lo so, guardate sul sito oggi non so le cose che dico, perfetto. Bello vedere i video di una che dice cose ma non sa perché le dice. Ok, poi ho preso due bustine di queste che sono bicono da 3 mm, 50 pezzi in ogni bustina. La colorazione è questa, blu zircona B, sono sempre i 5328 e anche questi li ho presi per rifinire un bracciale, quindi ne ho prese due bustine, sono molto carini. Poi ho preso un altro dei miei colori preferiti, che è il Caribbean. Queste bellissime gocce, sono 5. Molto molto belle. Anche queste dovrò usarli per una collana che voglio fare, non grandissima, e ho intenzione di utilizzare questi 5 elementi, insieme ovviamente ad altre cosine. Poi ho voluto provare questi due che costavano veramente poco e mi sembra che ci siano solo così e rosa. Sono dei cristalli vetro, penso, non cristallo. Sono dei vetri già nel loro castone. Mi sembra che, non ricordo male, costino meno di 1 euro l'uno. Sono abbastanza grandi. Mi spiace, ma non c'è la misura sulla bustina. Ma come potete vedere, il rapporto alle dita, insomma, non sono piccoli. E ho pensato che magari per il soutache potessero essere utilizzabili, ecco, per cui ne ho presi un paio da provare e per quello che costano direi che può andare benissimo la spesa, ecco. E anche a sto giro nessun regalo, non lo so, niente, a sto giro non mi sono arrivati regali come per Cadoro, ma non fa niente, non fa niente, tanto comunque la maggior parte delle cose che poi mi arrivano in regalo non le uso e boh. Questo era anche l'ordine eseguito da Persenco. Non erano tantissime cose, è stato proprio appunto un ordine specifico, come vi ho già detto, per delle lavorazioni che voglio fare. E nulla, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!